Allora, amici, andando a scoprire tutte le bellezze di quest'isola magnifica, Rielo, che poi tra le altre cose, vi dico la verità, dona un'energia che, insomma, a Tenerife non si sente. Come posso spiegarvelo? È difficile, proprio energetica, tantissimo. Allora, siamo venuti al Mirador della Peña. Wow. Allora, guardate che vista. Noi siamo laggiù e non ci vuole molto dalla frontiera, ci vuole circa un quarto d'ora. È stato disegnato 30 anni fa da chi? Dal nostro mitico, l'architetto super famoso qui nelle isole, César Manrique. Beh, ovviamente, ragazzi, non poteva altro che essere sua un'opera d'arte di questo genere. Veramente un mirador eccezionale, curato nei minimi dettagli. Dai punti di vista come questi ce ne sono molteplici. Adesso andiamo a vederli insieme. Alla Sì. costruzione qua in alto, che è la parte che dà accesso al ristorante caffetteria che c'è sotto. E quindi state con noi perché adesso vediamo anche cosa si vede dal ristorante. Intanto vi facciamo fare un giretto rapido di questo posto. Ragazzi, veramente un posto che dà un'energia incredibile. Cosa stai leggendo qui? Quello che Eh? c'è scritto a principio degli anni Ottanta hanno dato il disegno dell'edificio e i giardini alla Zootecnia César Manrique. Perché mi dici anni 30 anni? Perché all'inizio c'era un cartello che diceva 30 años del Mirador della Peña. Adesso vado a vedere. Ecco, bravo, vai a vedere, non facciamo figuraccia. E nel 2001 Sì. diventa bene di interesse culturale per il governo di Canarias Molto, con la categoria monumento. ma molto bene, ragazzi. Ragazzi, ovviamente la cosa fortunata di questo mirador è che ci si può arrivare in macchina, quindi arrivate proprio fino a qui davanti, parcheggiate l'auto e scendete. Vedi che avevo ragione io? C'è scritto 30 años Ma dagli anni, Mirador de la ma Peña. scusami, dagli anni. Desde 1989 hasta 2019, Sì, ma dovrebbero essere 40 anni. entonces va a tener 32 años, 33 con 2022. Ah, perché ho detto Anni 40? 80, comunque 89 fa sempre parte degli anni 80. Però non sono anni 80. Aspetta, 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 aspetta. Un attimo. Lì ha detto anni 80, questo è fine anni 80, allora è giusto. Allora è Giusto, ragazzi. giusto. Pensa che io stavo dicendo 40. Cioè, vabbè. E per sì, perché anni 80 ho detto non sono 30, sono 40. Beh, ragazzi, venite con noi che vi portiamo a vedere la vista spettacolare. Adesso vi voglio far venire il brivido dell'altezza, ragazzi. E siete pronti? E boom! Mamma mia, ragazzi, pazzesco, guarda qua, che vista! Spettacolare, Hai mai visto ragazzi. l'aria? Veramente pazzesco. Una delle viste più alte che abbiamo visto ultimamente, Peccato che se non c'è ancora un po' di calimetta, un po' di situazione, non si vedono. Ah no, guarda! Là no! Ma là sì! Guarda che si eh? vede Come lì! vi avevamo detto, ovviamente ristorante e caffetterie souvenir. Chiaramente, quindi potete venire a vedervi questa favolosa vista panoramica e stupenda e poi magari pranzare da queste parti. Allora, il Mirador è aperto dalle 9 alle 22:30 tutti i giorni, però la cucina, come vedete, 12:30, 15:30, 19, 22:30. Ok? Poi c'è anche il brunch se volete la domenica. Però ragazzi, io adesso non parlo perché Scendiamo, scendiamo, andiamo. guardate che bello. Ciao.
Beh, ma quanto vale sto lece lece qua? Quanto varrà bere un lece lece qua, ragazzi? Te lo devo dire, secondo me un po'. 78 euro, due lece lece e una bottiglia d'acqua. Però devo dire che lo servono in un bicchiere che è molto 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 carino. Sì, ragazzi, tra l'altro l'acqua ce la danno in questi bicchieri qui, quindi tanta roba, ragazzi, comunque veramente. Una terrazza davvero incredibile. Allora, no, dai, come diciamo sempre, ragazzi, si paga che cosa? La qualità, ragazzi, la vista. La vista, la qualità e tutto quanto. Quindi ogni tanto ci sta, ok? Ci capita un ristorante come quello dell'altra sera, ristoranti come quello di oggi, squisito, top, e situazioni come questa. Si va all'avventura, ragazzi. Quindi, buona cena a tutti. Ci sono anche un po' di. We'll be right back.